Isole Shetland, la parte più settentrionale della Gran Bretagna. Con gli anni, il mare ha spaccato ed eroso la struttura di queste isole, dando forma a una costa aspra e selvaggia. Alle prime avvisaglie della primavera, le scogliere a picco esercitano un'attrazione magnetica. Gli uccelli marini ritornano alle loro scogliere ataviche per riprodursi. Tra questi massicci assembramenti vi sono degli uccelli particolari. I pulcinella di mare evitano la terraferma e svernano in mare aperto. Solo gli stormi più selvatici si sono avvicinati alla terraferma, ma adesso sono ritornati. All'inizio, quando si poggiano, sembrano inquieti. Le rocce solide e immobili sono loro estranee. A largo, lontano dalla costa, si muovono in grandi gruppi e ispezionano il territorio dalla loro abituale posizione sul mare. Quando hanno acquistato più confidenza, si spostano dal ciglio della scogliera verso il pendio per ispezionare il rifugio dell'anno precedente. Il rifugio dei pulcinella di mare di solito è lungo circa un metro. Il nido è formato da una piccola cavità all'estremità interna. Con gli anni può formarsi un reticolo di gallerie sotterranee comunicanti. I pulcinella di mare in genere si accoppiano con lo stesso partner per anni. Gli uccelli hanno comunque già iniziato a rinnovare i legami di coppia. Nel corso dell'inverno si separano, poi entrambi ritornano al rifugio in cui hanno nidificato l'anno precedente. Se un membro della coppia muore nel periodo invernale, colui che sopravvive trova un altro compagno. Per riaffermare e rafforzare il legame di coppia, gli uccelli si affrontano in una lotta con il becco. Il becco variopinto serve soprattutto per essere messo in mostra. Esso si colora in estate, quando delle placche di corno di colore sgargiante crescono sul piccolo becco nero invernale. Le placche cadono quando termina la stagione della riproduzione. I pulcinella di mare sono tremendamente curiosi e una coppia che si affronta attira molto pubblico. Una smorfia aggressiva comunica agli spettatori che non sono graditi. I rifugi sono molto ambiti e la palombella di mare cerca di entrarvi a forza. Le palombelle lottano torcendo il capo e intrecciando i becchi. Le ali aperte aiutano a mantenere l'equilibrio, mentre gli artigli sono come una morsa d'acciaio. Ah!
Stranamente, anche se il becco sanguina, di rado sono feriti in combattimento. Il proprietario legittimo del rifugio riesce immancabilmente a sconfiggere anche lo sfidante più accanito. Alcuni rifugi non resistono al rigore invernale. Quelli meno profondi possono crollare a causa del pascolo delle pecore e della pioggia. Questa coppia li ha persi per un piccolo smottamento. Adesso deve ricominciare da capo. Il pesante becco è usato per ammorbidire la terra che è poi rimossa con le zampe. Scavare in un terreno umido può suscitare qualche problema. Alcuni pulcinella di mare, soprattutto quelli che nidificano su un terreno molto umido o pietroso, raccolgono del materiale per delimitare la zona del nido. A volte si dedicano a questa attività con furia e raccolgono qualsiasi cosa che ritengono sia della misura adatta e si trovi nelle vicinanze della colonia. Alcuni uccelli, comunque, tendono a essere un po' troppo ambiziosi. Queste scogliere sono notoriamente selvagge e l'arrivo della primavera non è sufficiente a domarle. La tempesta si è mossa indisturbata per 3.000 miglia sull'oceano. Adesso si abbatte, estinguendosi, sulle aspre rocce di Hermanes. La Sula ha eccezionali capacità di volo ed è in grado di sopravvivere alle più terribili tempeste dell'Atlantico. Quando però tornano con il materiale per la costruzione del nido, anche per loro è difficile fronteggiare le turbolente e imprevedibili correnti d'aria che soffiano in prossimità della scogliera. Con le loro ali piccole e tozze, sembrano divertirsi con le correnti ascensionali. Anche un ospitato predatore, lo stercorario maggiore, si riproduce a Hermanes. Gli uccelli stanno già delimitando il territorio per la nidificazione, ma questo esemplare è a caccia.
Scende in picchiata per intimorire Pulcinella di Mare in volo e cerca di cogliere ogni indizio di vulnerabilità. Istintivamente, essi formano uno stormo circolare compatto. Lo sterco orario non riesce a isolare la vittima da questa massa vorticosa. Questo pulcinella di mare riesce a sfuggire e si mette in salvo. Ma questo sterco orario è affamato e tenace. Quando l'agitazione si affievolisce, i pulcinella di mare tornano sul pendio. Dopo il lauto pasto, lo sterco orario lava il suo becco straordinario in uno specchio d'acqua. Sottoterra, nel nido, è iniziata la deposizione delle uova. Gli adulti covano l'unico uovo a turno. Ogni covata spesso dura più di un giorno. Adesso l'atmosfera della colonia è relativamente tranquilla. Durante il periodo di incubazione, molti uccelli rimangono sottoterra, mentre i partner passano il tempo libero sul mare. Quando scende la lunga notte nordica, i pulcinella di mare lasciano la scogliera. Solo gli uccelli che covano sottoterra vi rimangono per tutta la notte. Gli altri si dirigono verso il mare per dormire. Siamo agli inizi di giugno e la foresta di macrocistidi è soggetta alla bassa marea estiva. Questa costa selvaggia e solitaria è il terreno di caccia di uno dei mammiferi più inafferrabili, la lontra. A largo è stato avvistato un banco di gonorinchi e i pulcinella di mare si riuniscono per cibarsene. Sebbene sia un ottimo pescatore, la lontra cattura le sue prede per lo più nelle acque poco profonde, vicino alla costa. Questi due esemplari femmina vivono in territori adiacenti. E quando si incontrano, si divertono lottando. Pochi animali hanno questo gusto per la vita.
Qualche volta anche una lontra si stanca di giocare. In superficie è tutto tranquillo, ma sotto è tutta un'altra storia. L'acqua è il loro elemento. Si alzano in volo e scivolano sull'acqua con una grazia che non riescono a raggiungere in aria. Le loro ali sono il frutto di un compromesso, abbastanza grandi per volare e sufficientemente piccole per potersi muovere in un elemento denso come l'acqua. Adesso si dirigono verso la scogliera. Le uova hanno infatti cominciato a schiudersi e ci sono i piccoli affamati da nutrire. Ma vicino alla scogliera c'è un nuovo pericolo. Un labbo con il suo volo minaccioso e in agguato. La ricerca della preda è un modo di vivere per questo uccello. Improvvisamente aumenta la velocità per terrorizzare la vittima e impossessarsi del bottino di pesce. Il labbo ha poche probabilità di successo ad Hermanes. Solo l'1% dei pulcinella di mare perde la propria preda. Un pulcinella di mare, con il becco pieno della sua preda preferita, il gonorinco, si dirige immediatamente verso il suo rifugio. I pulcinella di mare sembrano essere più felici quando uniti dalla nidificazione. All'interno della colonia, quindi in aree densamente popolate, le uova si schiudono prima e i piccoli sono allevati meglio. I pulcinella di mare portano ogni giorno sempre più pesce. Sottoterra, il nido è un rifugio sicuro, cosicché il piccolo, immerso in calde e morbide piume, è lasciato solo, mentre i genitori si procacciano il cibo in mare. Le visite degli adulti sono veloci. Spesso lasciano semplicemente cadere il pesce nel rifugio e tornano a pescare. Non appena i piccoli sentono la presenza del genitore, si avvicinano all'entrata del rifugio. Gli uccellini nutriti con il pesce crescono meglio, quindi i genitori preferiscono catturare i gonorinchi e gli spratti per il loro alto contenuto energetico.
nato solo da poche ore, ma questo piccolo sta già esplorando intorno a sé. Presto lascerà il nido. Non lontano, il maschio di guardia. È il periodo in cui il tramonto e l'alba sono separati solo da poche ore di luce fioca. Il faro di Muckelflugga diffonde il suo segnale. La breve estate nordica volge al suo termine. Per questo uccellino è giunto il momento di lasciare il suo rifugio sicuro e di avviarsi verso il mare, la sua vera casa. D'ora in poi dovrà badare a se stesso. La penombra nasconde i suoi goffi progressi agli occhi dei rapaci stercorari e gabbiani. Infine raggiunge il ciglio della scogliera e si ferma davanti all'abisso. Prima che arrivi il giorno, deve essere lontano dalla terraferma e dai suoi pericoli. Vagherà sull'immenso oceano Atlantico per 2 anni. Il mare luccicante è un richiamo al quale deve rispondere.